Ortus nasce a Mantova nel 2015 come associazione di volontariato per diffondere e far conoscere principi di solidarietà, di comunità e valorizzazione dell'ambiente. Inizialmente l'associazione cerca di dare una risposta concreta alle persone che si trovano in uno stato di fragilità e di disagio sociale e che sono alla ricerca di un lavoro, e la scelta si indirizza verso l'agricoltura sociale attraverso un gruppo di donne che iniziano a coltivare un piccolo orto. Successivamente un gruppo di uomini subentra la gestione degli orti, mentre le donne si spostano alla trasformazione dei prodotti nella cucina. Intorno a giugno 2016 dall'associazione nasce la cooperativa sociale Ortus per rispondere meglio al bisogno commerciale della cooperativa di vendere e trasformare i prodotti senza perdere però mai di vista la mission di attenzione alla persona. Adesso scopriremo tutte le attività di cui si occupa Ortus. Sono Stefano, agronomo presso la cooperativa sociale Ortus da fine 2017, dopo aver fatto un'esperienza di volontariato col servizio civile internazionale in Tanzania, sempre per un progetto agricolo. Qui ad Ortus mi occupo della coltivazione della verdura e della gestione del frutteto che abbiamo a disposizione. Impieghiamo all'anno più o meno tra le 6 e le 10 persone. Oltre al buono, dietro alla frutta e la verdura che produciamo, c'è anche il bello dato dall'incontro di culture, storie diverse che si intrecciano e far sì quindi che si creino anche situazioni di integrazione. Questo progetto, che è partito al femminile, si è sviluppato non solo nell'orto, ma cercando anche il modo per trasformare questi prodotti che venivano coltivati in maniera assolutamente naturale in un'ottica di salvaguardia del creato. La trasformazione è stata la via più naturale per noi per metterci anche insieme sullo stesso piano, e così si è sviluppata un po' alla volta la nostra cucina. Buongiorno a tutti, siamo in cucina dell'Ortus. Io sono Francesco e sono un tecnologo della ristorazione e fin da quando è nata seguo la cucina di Ortus. I nostri menù sono tutti a base di verdure, cereali e legumi, perché sono quegli alimenti che uniscono tutti quanti. Infatti in cucina di Ortus arrivano persone da tutte le parti del mondo con culture, storie e religioni diverse, che però tutte riescono a trasferire le proprie conoscenze nei piatti che prepariamo. I nostri prodotti vengono venduti ai mercati contadini di Mantova e consegnati a domicilio una volta a settimana. Facciamo anche servizi di catering di ogni genere, dalle cene private ad eventi pubblici, dove il buono dei nostri prodotti si unisce al bello di una presentazione curata nei minimi dettagli. Da settembre 2020 ho messo a disposizione la mia esperienza lavorativa per questo nuovo progetto di inserimento nel mondo di lavoro. Almeno una volta a settimana mi trovo in sede dove ricevo collaboratori e lavoratori di Ortus. Do consigli e indirizzo su come presentarsi al meglio. Mi interfaccio con datori di lavoro e propongo attivamente candidati. Per rafforzare al meglio il legame collaborativo con alcune associazioni del territorio, la nostra associazione ha pensato delle attività future per divulgare la sostenibilità virtuosa. Abbiamo pensato di organizzare una giornata insieme a una dietista per diffondere il valore dell'alimentazione sana e sostenibile, di organizzare una biciclettata solidale per la salvaguardia del creato e dell'ambiente, di allargare i nostri account social attraverso la creazione di un profilo solamente per l'associazione e infine la costruzione di un albero della vita che verrà posto all'ingresso della nostra sede, dove chiunque dia un contributo alla nostra associazione possa lasciarvi un'impronta.